Eccolo qui, ennesimo video difficile. È un po' di tempo che mi cerco delle rogne sul web, ma in fondo sapete, il gioco è questo, dire quello che si pensa ed esporsi alle critiche. Ci sono gli uomini da tastiera e quelli che invece ci mettono la faccia. Devo dire però che in questo modo almeno si instaura una discussione e si cresce. Anche io cresco perché mi leggo tutti i vostri commenti e spesso devo dire che imparo molto, quindi grazie. I commenti, quelli fatti in modo educato e costruttivi, sono sempre un sistema per imparare cose nuove, quindi veramente grazie. Ma oggi rischio di attirarmi qualche ira da parte di qualcuno, perché quando si parla di energia non si è mai tutti d'accordo. Quindi parto da un presupposto. La verità forse non esiste. Siamo in un periodo nel quale sappiamo tutti che dobbiamo cambiare paradigma e le tecnologie in campo non sono perfette. Ma voglio comunque provare a mettere la discussione sul piatto e dare il mio modesto contributo. Mi arriva questa notizia. La Germania, entro il 2030, vuole sostituire tutte le auto diesel con auto ad idrogeno e vuole spingere la produzione di questo gas in Africa. Bello! Smettiamo di usare petrolio, che produce CO2, e iniziamo ad usare idrogeno, che invece nel processo di combustione dell'automobile produce vapore acqueo, acqua. Un vero sogno, spostamenti puliti al 100%. Ma è veramente fattibile? E se sì, è fattibile in così poco tempo. L'idrogeno è il propellente del futuro per le nostre automobili? Io non ne sono così convinto, soprattutto in un intervallo di tempo così breve come il 2030. E vediamo il perché di questa mia convinzione. Partiamo da un presupposto. Sul nostro pianeta l'idrogeno non c'è. O meglio, siamo pieni di idrogeno, ma questo gas non si trova mai libero da nessuna parte. È sempre uno degli atomi che compone un'altra molecola. La molecola H2, idrogeno, non si trova. Noi non siamo su Giove o su Saturno che sono pieni di idrogeno in atmosfera. Quindi per procurarsi idrogeno dobbiamo sempre ottenerlo dividendo una molecola. Quindi l'idrogeno in sé non è propriamente una fonte di energia, ma un vettore energetico, cioè una cosa che posso fare, ma che serve per trasformare l'energia in un'altra forma di energia. E questo è il primo problema, perché spaccare una molecola richiede sempre tanta energia. Oggi l'idrogeno viene prodotto tranquillamente, certo, solo che la maggior parte di questo gas non deriva dall'acqua, ma dal metano. E in questo processo chimico, oltre all'idrogeno, produciamo anche anidride carbonica che spesso viene semplicemente rilasciata in atmosfera. È evidente che questo procedimento è inquinante perché la CO2 è un gas serra capace, come sappiamo, di alterare il clima del pianeta. Questo modo di fare l'idrogeno viene chiamato idrogeno grigio. Ed è evidentemente una strada che non possiamo più percorrere. Quindi, in effetti, bisogna trovare un altro sistema per produrre l'idrogeno. E il sistema migliore sembrerebbe proprio quello di utilizzare l'acqua, che è un elemento molto presente sul nostro pianeta. La carta è perfetto perché ottengo quello che voglio e la sostanza di scarto è l'ossigeno, che è un gas ecologicamente non inquinante e che può avere anche un sacco di utilizzi dal punto di vista chimico. Bello! Solo che rompere il legame ossigeno-idrogeno dell'acqua costa tantissimo dal punto di vista energetico, perché quella dell'acqua è una molecola molto stabile, serve un sacco di elettricità. Per fare un chilogrammo di idrogeno servono 50 kilowattora di elettricità, ossia più o meno il fabbisogno di una famiglia italiana per una settimana. Quello prodotto in questo modo comunque è il cosiddetto idrogeno verde ed è l'obiettivo futuro, certamente. Ma se per produrre energia, l'energia necessaria per rompere la molecola d'acqua, uso una centrale nucleare o a carbone, sono da capo, l'energia in questo caso dovrebbe essere derivata da una fonte rinnovabile e al momento non abbiamo così tanta energia rinnovabile prodotta per usarla in questi procedimenti. Quindi questo sistema è valido, validissimo, ma deve essere utilizzato dove ha senso e non credo che usarlo per produrre carburante in un'automobile abbia molto senso. In un'auto ad idrogeno servono circa poco meno di 6 kg di idrogeno per permettere un'autonomia paragonabile a quella dei motori diesel o benzina. Questo significa che per fare il pieno di un'auto ad idrogeno dovrei consumare 300 kWh, ossia, in base al paragone fatto prima, il fabbisogno di energia per una famiglia italiana per 6 settimane. Giusto per fare un altro paragone, produrre energia per fare la stessa strada su un'auto puramente elettrica costa 4-5 volte di meno. Mettiamoci due dati un attimo più concreti. Se io produco corrente elettrica con un pannello solare
e la uso per caricare la mia auto elettrica, io ho certamente nei vari passaggi un po' di perdita, ma il 77% dell'energia prodotta arriverà a muovere le ruote dell'automobile. La stessa operazione con un'auto ad idrogeno, quindi pannello fotovoltaico, elettrolizzatore che produce l'idrogeno, compressione dell'idrogeno per entrare nel serbatoio, passaggio per la cella combustibile che produce l'elettricità che muove le ruote, beh, alla fine sfrutterò soltanto il 30% dell'energia prodotta all'inizio, che alla fine è la stessa resa che ho con un'auto a petrolio. Ma questo è logico, perché per produrre l'elettricità con l'idrogeno io ho due conversioni. L'elettricità rinnovabile mi dà l'idrogeno, e poi ho il lavoro della cella combustibile che dall'idrogeno riottiene l'elettricità per far muovere la macchina, perché l'auto ad idrogeno alla fine della fiera è un'auto elettrica, e poi metteci anche l'energia per comprimere il gas. Quindi non ha senso utilizzare un idrogeno verde così prezioso per far andare avanti un'automobile. Anche usarlo, ad esempio, per diluire il metano, che è un'idea di cui sento parlare da un po', non è una grande idea, non solo per il fatto che appunto costa molta energia produrlo, ma anche per il fatto che la rete del gas non è adatta a trasportare un gas come l'idrogeno. L'idrogeno ha una molecola piccolissima, è la più piccola di tutte. I nostri impianti non sono adatti a trasportarlo perché avremmo immense perdite, già perdiamo il metano nei metanodotti. La piccola molecola di quel gas passa attraverso qualsiasi cosa, le giunture dei tubi, le valvole, è talmente piccola che riesce ad inserirsi anche tra le molecole del metallo di cui sono fatti i tubi e col tempo renderli fragili. Per il riscaldamento forse sarebbe più intelligente usare delle pompe di calore, che è una tecnologia che già abbiamo, ma non voglio entrare in questo argomento in questo video. L'idrogeno potrebbe avere più senso nell'industria pesante, quella dell'acciaio, del cemento, dove servono temperature altissime che sono facilmente ottenibili bruciando del gas. Esiste, per la verità, ne avrete sentito parlare, anche l'idrogeno blu, che è una sorta di escamotage per non buttare l'anidride carbonica in atmosfera. In pratica, io ottengo l'idrogeno sempre dal metano, il famoso CH4, però butto l'anidride carbonica risultante non nell'aria ma sottoterra. Solo che anche qui si sono verificati dei problemi. Il primo è che, vabbè, si sa, costa molto. Seppellire 1 milione di tonnellate di CO2 necessita di una centrale elettrica da 400 MW che faccia solo quello. Inoltre si sono anche verificati dei problemi nei siti dove è stato utilizzato, dove è stata spinta la CO2 nel sottosuolo. Giusto per citarne uno, in uno di questi impianti in Australia è iniziata a risalire della sabbia e questo ha creato problemi all'impianto stesso. Insomma, se si pensa di iniettare CO2 sottoterra, bisogna per esempio prima capire se quella non sia una zona sismica, perché potrebbero crearsi degli scompensi nel sottosuolo. Ecco perché l'idrogeno blu non è una grande idea. Insomma, per produrre l'idrogeno verde, che è l'unico che sembra interessante dal punto di vista ambientale, bisogna usare le energie rinnovabili. Solo che queste energie al momento servono per soddisfare il normale fabbisogno. Insomma, bisognerebbe arrivare prima ad una sorta di surplus di produzione per impegnare questo surplus proprio nella produzione dell'idrogeno. Altrimenti quella parte di energia che io ho dirotto per fare l'idrogeno dovrebbe essere comunque rimpiazzata con qualche cosa di diverso. Oggi in Italia l'energia rinnovabile prodotta, siamo messi bene, è poco inferiore al 40% del totale. Però ci serve tutta, non possiamo dirottarla per l'idrogeno. Tra l'altro in Germania mi risulta che sia più o meno la stessa cosa, mi pare che sia un 38,5% di energia prodotta dalle rinnovabili, 18,8% di eolico, 8,7% di biomassa, circa il 7% di solare e il resto energia idroelettrica. Ma se avessi questo surplus potrei sì pensare di produrre idrogeno verde e immagazzinarlo, solo che qui c'è un altro problema. Dove lo mettiamo? Dove lo immagazziniamo? Lo dicevamo prima, il trasporto dell'idrogeno è un problema data la dimensione della molecola. Quindi oggi si tende ad utilizzare l'idrogeno proprio lì dove viene prodotto. Bisogna pensare a delle infrastrutture dedicate per trasportare l'idrogeno. Quindi non possiamo usare la rete dei metanodotti. Bisognerebbe aggiornare tutto, dalle tubature alle valvole, alle guarnizioni, ai compressori. E non è che sia una cosa che si possa fare dall'oggi al domani. Serve molto tempo e molto denaro. È comunque chiaro che dobbiamo andare in un'altra direzione. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, che diciamolo non è mai stata una nemica delle aziende petrolifere, ha dichiarato che già adesso dobbiamo smetterla di cercare nuovi giacimenti, perché quelli che ci sono già sono sufficienti a distruggere il pianeta. E dice anche che nel 2025 bisognerebbe per esempio smettere di vendere le caldaie a gas in virtù di quelle a pompa di calore.
Ma anche una volta che riuscissi a trasportare l'idrogeno, rimane il problema dello stoccaggio. Per immagazzinare questo gas ci sono tre strade. La prima, l'abbiamo accennato prima, è la compressione. E faccio proprio l'esempio delle auto che sono proprio il fulcro di questa discussione. Per avere, dicevamo, un'autonomia decente, dobbiamo avere un serbatoio che contenga circa poco meno 6 kg di idrogeno. Dato che noi non possiamo girare in macchina con dietro una cisterna a rimorchio, si deve comprimere il gas in modo da contenerlo in un serbatoio non più grande di quelli che già usiamo oggi per la benzina. Il problema è che per farci stare quelle quantità di idrogeno, noi dobbiamo comprimerlo a 700 bar, ossia 700 volte più della pressione atmosferica. E insomma, avere auto che girano per le strade con bombole a 700 bar di idrogeno è una situazione tecnologicamente complicata. Altra soluzione sarebbe la liquefazione. Io posso far cambiare stato a un gas facendolo diventare liquido, non è un problema, è una cosa abbastanza normale. Solo che per liquefare l'idrogeno serve una temperatura di meno 252 gradi, cioè 21 gradi sopra lo zero assoluto. E siamo sempre lì. Per farlo devo consumare un sacco di energia. È evidente che sulla nostra macchina questa tecnologia della liquefazione è irrealizzabile. Noi non siamo la NASA che usano l'idrogeno e l'ossigeno come propellente per i suoi razzi. Portare idrogeno liquido nelle nostre case è un'operazione tutt'altro che semplice. Altrimenti si starebbe anche pensando di immagazzinarlo in materiali solidi altamente porosi. Il CNR ci sta lavorando, ma siamo veramente all'inizio della ricerca. Insomma, la soluzione ideale sarebbe quella di fare l'idrogeno con le energie rinnovabili. L'articolo iniziale, quello che citavo prima, inoltre dice che sarebbe bellissimo fare l'idrogeno, ad esempio, in Africa, dove il sole non manca, e poi trasportarlo fino a qui. Ma a parte i problemi di trasporto che abbiamo già visto, c'è sempre il problema che non riusciamo comunque ad affrancarci dai paesi esteri per l'energia. Diciamolo chiaramente, col petrolio sei dipendente dai paesi arabi oggi. Con l'uranio dipendi dall'Australia, dal Canada, dalla Russia, dal Kazakistan e tutti quegli altri paesi dove ci sono le più grandi miniere. Andare a fare le energie rinnovabili fuori creerebbe esattamente lo stesso problema. Cambia la fonte energetica, ma ti metti sempre nelle mani di altri stati. Forse il vero problema è che siamo in una fase di transizione. Non siamo pronti per queste tecnologie, ma non possiamo neppure andare avanti con i combustibili fossili o col nucleare, il nucleare che tra l'altro ha già segnato il passo da molto tempo. Il costosissimo nucleare oggi sta in piedi soltanto in quei paesi con economie pianificate dove alla fine paga lo Stato. In Occidente sono circa 40 anni che non si costruisce una nuova centrale nucleare. Sì, c'è il caso della Finlandia dove un reattore è in costruzione da due decenni, ma che non vede mai la luce, tra l'altro è diventata una barzelletta nazionale. Oggi gli investimenti stanno andando sulle rinnovabili, perché sebbene io debba costruire più impianti, si sceglie quello perché è un investimento più remunerativo. I costi sono quasi solo nel capitale iniziale, perché la materia prima è garantita. Sole e vento ci sono sempre. Se finissero, avremo ben altri problemi. Fukushima, ad esempio, ha fatto 300 miliardi di dollari di danni. Quale investitore oggi si accollerebbe un rischio simile? Ma basta parlare di nucleare, che ci ho già fatto degli altri video e potete andarli a vedere. Insomma, forse oggi la soluzione, almeno per questa fase di transizione, resta quella delle auto elettriche, che hanno un'efficienza dell'80%. Le auto a combustione interna hanno una resa del 25-30%. Le auto sono stufe con le ruote. Significa, in fondo, che sto buttando via il 70% del petrolio che ho bruciato. Quindi il petrolio va buttato via, magari va utilizzato in quegli ambienti dove una transizione a qualcosa di diverso è più complicata, la petrolchimica per esempio, ma non per le auto. Adesso io naturalmente mi aspetto dei commenti relativi allo smaltimento e alla costruzione delle batterie, che è vero, non sono ad impatto ambientale zero, ma si sa, non esiste una tecnologia completamente scevra da questo rischio. Le batterie in effetti sono un problema, ma io credo che non sia così grande come quello descritto prima per la produzione di idrogeno o l'utilizzo degli idrocarburi. Faccio un calcolo usando la mia auto. Nella sua vita, di circa 180.000 km, ha consumato petrolio per circa 7 volte il suo peso e prodotto CO2 per circa 20 volte il suo peso. Disastro ambientale con le ruote. In un'auto elettrica, invece, se riusciamo a produrre l'energia da fonti rinnovabili, ecco che l'impatto ambientale si riduce alla dismissione della batteria, che comunque potrà essere riciclata. Magari non lei, ma sicuramente i materiali in essa contenuti. Vi faccio un esempio. Lo stadio di Amsterdam ha un sistema che permette di usare le batterie esauste delle macchine per immagazzinare l'energia
che di giorno viene raccolta dai pannelli solari per l'illuminazione serale. Poi queste batterie andranno a loro volta in riciclo. Il litio e il cobalto delle batterie possono essere tranquillamente riutilizzati nuovamente. Questo finché magari non si troveranno dei materiali diversi per gli elementi delle batterie, che tra l'altro so che ci sono già degli studi in atto. È il sistema migliore? Probabilmente no, ma per il momento forse è quantomeno il meno peggio. Del resto, qual è l'alternativa? Certamente dal mio modesto punto di vista dovremmo cercare di ridurre al massimo gli spostamenti, o meglio ancora ottimizzarli. Io continuo a chiedermi, ad esempio, quanti cassoni dei camion che vedi in autostrada girano vuoti. Ma l'alternativa o è una tecnologia che ancora non è completamente pronta all'idrogeno, o una vecchia tecnologia che devasta l'ambiente. Ripeto, siamo in una fase di transizione e come tutte le fasi di transizione c'è molta confusione. Credo che oggi l'unica alternativa sia adottare quei modelli che sono i più sostenibili possibili, continuando a cercare di ottimizzare e migliorare quelli che utilizzeremo in futuro. Insomma, dobbiamo utilizzare tutte le soluzioni che esistono già e che funzionano meglio e che hanno minore impatto ambientale. Ma allora, l'idrogeno è una tecnologia da studiare e da portare avanti? Ma certamente sì, solo che deve essere usata nel modo giusto, e le auto ad idrogeno forse sono la soluzione meno interessante. O almeno le auto ad idrogeno per tutti. Potrei arrivare a pensare, per esempio, auto ad idrogeno per grandi flotte oppure per i taxi. Insomma, usare l'idrogeno dove non ci sono alternative. Quindi ovviamente idrogeno sì, ma se si riesce a produrre soltanto utilizzando l'energia rinnovabile, il cosiddetto idrogeno verde, altrimenti avremo sempre il problema della produzione parallela di sostanze inquinanti. Quindi idrogeno sì, ma non in modo indiscriminato. Mi pare di aver capito che la ricetta giusta per tutti non esista. Si devono usare i carburanti giusti in ogni situazione. In effetti, e lo ripeto, il mio scetticismo è dato solo dal lato di non credere sostenibile quello che vorrebbero fare in Germania, almeno non in così poco tempo. L'idrogeno per il trasporto pesante? Magari sì. L'idrogeno per i treni? Magari sì, dove fai fatica per le condizioni morfologiche del terreno ad elettrificare. Ma voi lo sapete che in Europa il 46% delle reti ferroviarie è ancora diesel. L'idrogeno per le navi? Perché no? Idrogeno per il trasporto leggero? Ecco, qui lo vedo difficilmente realizzabile e poco conveniente nel breve periodo. Come si dice, dobbiamo attuare la decarbonizzazione entro il 2050, quindi non c'è molto tempo, bisogna partire subito e fare in fretta. Iniziamo per esempio a smetterla di produrre quei mega SUV che inquinano come tir. Dicami, a cosa serve un SUV enorme per girare in città? Ma ce li avete presenti quei SUV che davanti sul paraurti anteriore hanno addirittura il paravacche? Ma mi pare che nel centro delle città rischi di incontrare mandrie di buoi imbizzarriti. Cosa te ne fai di un mezzo del genere per andare a fare la spesa? Sono bestioni inutilmente grandi, inutilmente inquinanti. Insomma, ben venga la spinta verde, ben venga l'aumento della produzione di idrogeno, ma facciamo attenzione che la produzione non è il solo problema. Prima di investire nella produzione, forse si dovrebbero risolvere i problemi di trasporto e di stoccaggio, e prima ancora si dovrebbe spingere per avere quel surplus energetico da fonti rinnovabili che ci permetterebbe di avere tutta quell'energia per finalmente produrre idrogeno dall'acqua. Io spero che questo video vi sia piaciuto, credo che dopo una cosa del genere ci possano magari essere più domande che risposte, però oggi la situazione è questa. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.